Ma siamo entrati in campo una gran paura, con proprio paura sia di averla, a palla, di giocarla, che sia anche su quello che erano le uscite. E quando tu giochi col freno a mano attirato fai fatica perché poi dopo ogni situazione invece di provare a contrastarla vai a subirla sempre. E dobbiamo toglierci questa paura perché secondo me dentro le corde abbiamo qualcosa di diverso e abbiamo dimostrato tante volte in tante situazioni. Logico che in questo momento diventa ancora più importante trovare soluzioni subito, perché abbiamo visto oggi che in una certa maniera forse non siamo ancora pronti per stare in campo. Il discorso di andare a fare certi tipi di cose, prima dobbiamo mettere le basi come solidità, come equilibrio, anche come cattiveria. E invece oggi. Infatti la scuola è senza nervo, infatti io ho Sì. visto la scuola svuotata, cioè la cosa preoccupante è questa. Forse il fatto anche che fosse uno scontro diretto, stavolta invece di reagire con la cattiveria giusta abbiamo subito. Senza fare niente di quello che avevamo provato e niente di quello che sappiamo fare. La scelta di tirare fuori Mancini e Baldissori inizialmente l'avevi già maturata da un po' o all'ultimo hai deciso me la gioco così, mettendo Meonda in quella posizione del campo? Ma loro spesso vanno a marcare il mediano avversario, quindi l'idea e ripartono, quindi l'idea tattica era di usare un mediano per la loro mezza punta e magari liberare un po' nella manovra di più Rigoni che da mezzala in ogni caso ha come caratteristiche quelle di venire a far gioco. Però il problema è che la palla è arrivata troppo lenta in tutte le zone del campo, perché se tu giochi lento poi dopo non arrivi mai davanti. Certo. Dopo quattro sconfitte consecutive, hai parlato con la società ti ha chiesto qualcosa, so che è una domanda banale e retorica, ma ti senti in discussione? Beh, in discussione sì, perché è logico che se la squadra non fa risultati è normale che so io che sono anche responsabile. Poi la squadra non ho sentito perché col discorso, Sì, lo so, lo so. e quindi logico che qua non c'erano. Però io devo pensare in ogni caso a prescindere, cioè certe scelte non dipendono di me, dipendono dalla società. E io devo in ogni caso pensare a trovare soluzioni con la squadra, sul resto conta poco. A scuola cosa dirai domani? Cioè, come si fa a uscire da questa spirale negativa? Intanto bisogna capire che ogni volta si riparte da zero, perché questa negatività, appunto, hai detto bene, bisogna togliersela e far sì che la prossima partita sia una partita dove non parti già battuto. Ma anzi, devi essere il più possibile con la mente sgombra, però con la mente allo stesso cattiva perché voglio fare punti. Perché l'idea, anche se andiamo a giocare contro la prima, non è la prima ultima volta che l'ultima va a vincere a casa della prima. Logico che è un barlume di speranza, ma questo barlume di speranza dobbiamo coltivarlo, dobbiamo farlo nostro e quindi dobbiamo pensare che se non si fanno punti oggi, ogni partita diventa buona per far punti. Abbiamo già parlato un po' alla squadra e su questo dobbiamo iniziare anche a guardarci dentro e ognuno provare a mettere qualcosa in più, perché al di là di quello che si prova, parte anche da quello come si vive la situazione. Non deve scivolarmi addosso, ma devo essere incazzato per mille motivi. Certo, ma ti aspetti qualcosa in più da qualche giocatore in particolare? Ma se siamo ultimi dobbiamo fare tutti di più, quindi tutti i giocatori e tutti i tecnici.